Generazione Italia è nata da pochi giorni, nonostante le festività pasquali in mezzo, ha già fatto registrare dei numeri molto importanti. Ovviamente è inutile parlare di successo perché bisogna consolidare questi risultati, ma abbiamo avuto circa 20.000 accessi unici al nostro sito, circa 60.000 pagine sono state lette, ma soprattutto è la qualità dei commenti che vengono lasciati, commenti su fatti concreti, importanti, che dimostrano che davvero si può costruire attraverso internet un laboratorio di idee, dove si va, si ascolta qual è la posizione di Generazione Italia su temi importanti, le riforme, la giustizia, il tema della pedofilia e delle accuse che vengono rivolte dalla stampa internazionale alla Chiesa. Si possono lasciare dei contributi, dei commenti, chiedere di aderire a Generazione Italia. Abbiamo avuto un successo importante su Facebook, in pochi giorni sono circa 5.000 gli amici già di Generazione Italia, e lo stesso sta accadendo su Twitter e su altri social network. Noi siamo convinti che si possa costruire un nuovo contenitore di dialogo, di partecipazione alla politica, sempre nell'alveo del popolo della libertà, utilizzando i nuovi strumenti e utilizzando la sigla di Generazione Italia. In particolare sono arrivate numerosissime richieste di adesione, di dar vita a dei circoli sul territorio, circoli virtuali attraverso Facebook e la rete, o circoli proprio pronti sul territorio a darsi da fare nella politica quotidiana. Nei prossimi giorni risponderemo a tutti coloro che ci hanno chiesto come fare e individueremo quali saranno i modi per aderire a Generazione Italia, aderire come singole persone o dar vita a dei circoli sul territorio o via internet che possano rappresentare le nostre idee e le nostre tesi su tutto il territorio italiano nelle varie province. Noi siamo convinti che si tratti di un esperimento che può far bene al Popolo della Libertà, alla discussione politica interna al partito, e siamo convinti che insieme con tutti coloro che ci stanno stimolando si possa costruire questo grande aggregatore di idee, di tesi, di uomini, di intelligenza.